Invece qua è il tendone zingaro e questa qua è la mia tana. Nell'85, quando sono andato a Bardonecchia a vedere la gara, proprio solo da come spettatore. Sì, come spettatore. E invece qua, subito pochi anni dopo, al Palavela, il primo campionato italiano indoor, okay. Si arrampicava sulle lamiere con gli appigli di resina che erano grossi così. E, vabbè, è stato un momento importante, sì, vabbè, non solo per me, ma un po'. Proprio per l'arrampicata. Beh, qui ancora l'articoletto che mi ha conservato un mio amico, perché sono quelle tipiche cose che ti passano davanti, non te ne accorgi e poi solo tanti anni dopo ti accorgi appunto il valore che hanno. Vabbè, anche questo qua, sempre legato alle gare. Il terzo posto in Coppa del Mondo, la prima Coppa del Mondo di Boulder che era stata organizzata. Eravamo partiti io e Gibé, che era all'epoca il mio collega quando tracciavamo il Rockmaster, e eravamo partiti per fare una vacanza e siamo passati per Cortina, c'era la gara, ci siamo iscritti e per me è stata la massima performance della mia storia d'atleta proprio. E invece, vabbè, il B-side, questa qua è una serata al B-side proprio sulla storia del Boulder che avevo intitolato Ghiaia, perché appunto da dei piccoli sassetti come la ghiaia si può tirare fuori una grande storia, perché comunque il Boulder a me ha segnato per tanti anni, perché per 10-12 anni ho solo fatto quello. E il B-side è stato soprattutto per me un po' un laboratorio, soprattutto all'inizio un laboratorio di sperimentazione. E poi è anche stato un luogo dove fare confluire un po' tutte le mie idee sull'arrampicata e Ghiaia ambientata al B-side è stata una di quelle. L'altro mio tassello importante è ovviamente lo skateboard, una di quelle cose che non possono mancare oramai. Qua a Bilbao, nello skatepark della Cantera, tra l'altro tutte e due sono foto fatte dai miei figli che entrambe skatano, e lo skateboard è anche un modo per esprimermi in qualche modo che non sia solo il puro gesto. Infatti recupero gli skateboard usati un po' da me, un po' dai miei figli, e ci faccio delle cose. Vabbè, questa qui è stata la prima cosa che ho fatto. Mi era venuto in mente di fare una lampada, ma molto semplice. Avevo preso una tavola Strange, l'avevo bucata, messo dietro la luce che adesso è cascata e l'ho messa davanti. E poi sono passato alle mensole. Sì, vabbè, questo qui secondo me è il capolavoro. È il pezzo che un po' mi ha fatto scattare il trip, perché poi vabbè, ho cominciato a assemblare vari oggetti, anelli, vabbè, adesso ovviamente anche gli spazzolini. Vabbè, mano di carnevale perché ho delle mani orrende che normalmente tengo sempre in tasca per non farle vedere, e un giorno che ce l'avevo fuori dalle tasche ed ero fuori dal B-side appunto alla palestra, le avevo particolarmente gonfie quel giorno, e il mio socio Stecca mi ha detto ma cosa hai fatto, ti sei comprato delle mani di carnevale, sai, quelle mani di gomma che ti metti? E quindi da lì è venuto fuori mano di carnevale. Ultima creazione di mano di carnevale è la sfibbiata, che vabbè, secondo me questa è la rivoluzione, perché è la cinghia senza fibbia. È la cinghia senza fibbia che per chi arrampica o chi skata è mica la manna. Sì, perché la fibbia ti dà sempre fastidio, no? Ti taglia, ti appoggi, ti taglia. Invece questa qui te l'aggancia al bottone, la passi, ti chiudi
il pantalone. Voilà. Il vantaggio è che i pantaloni li cali. Sì. Invece qua è il tendone zingaro. E questa qua è la mia tana, è dove metto piede solo io e dove qua si uniscono tutti gli elementi in pratica. Questo è il regno della mano di carnevale. Esatto, proprio. Questo è il regno della mano di carnevale dove tutte le passioni si uniscono, dove si unisce la mia passione per l'arrampicata, infatti c'ho anche qualche feticcio qua, passione per lo skateboard, dove le scompongo e gli do forma in diversi oggetti. Vabbè, questa qui è l'ultima trovata. Di nuovo, questo qui è stata una roba che è nata sempre nel lockdown, dove bisognava tenersi accesa la lampadina. Esatto, sempre accesa la lampadina. E quindi poi ha avuto tutte le evoluzioni. E qua è la zona valvola di sfogo. Appunto, questa qui è la mini che abbiamo costruito nel lockdown. E ultimamente mi sono impegnato a chiuderla per completarla in parte. Wow! Figata è che un mio amico ha recuperato un pool coping da una piscina e me l'ha dato e lo sto adattando. Ed è proprio. Quindi è il coping di cemento. È il coping di cemento, quello... sì, come quello dei veri. Dei proprio veri. C'è da dire che io ho cominciato a arrampicare in una cava, quindi in un posto non propriamente bello, però l'arrampicata mi aveva trasmesso talmente tanta bellezza, emozioni, che sono riuscito anche appunto a trovare del bello in questo posto che era sostanzialmente orrendo. E penso che questo input mi sia rimasto nel corso di tutti gli anni, di tutta la mia attività, tant'è che ho, come dire, sviluppato una predilezione per i posti che sono brutti, abbandonati, dimenticati e dove l'arrampicata li faccia un po' rinascere, no? Gli dia un loro carattere. E mangiamo rane fritte è un po' l'ultimo capitolo fino adesso di questo percorso, perché anche quella via lì, questo pezzo di roccia era un pezzo di roccia dimenticato, perché in realtà c'era una via, era una vecchia via in artificiale, quello vicino a questo muro con il murales che non si era più considerato nessuno. E appunto questa mia attitudine, questa mia predilezione mi ha portato lì e lì ho fatto ancora una di quelle cose che mi piace fare.
Ciao ragazzi, ho visto che non c'è più la tenda in giardino e siete andati via presto questa mattina. Però ieri sera, prima di addormentarmi, ho fatto il pensiero della buonanotte, soprattutto per quel che riguarda il vostro progetto di Sundays. E ho pensato che in un mondo che è abituato a fare soprattutto di conto, quindi quanto è grande, quanto costa, quanto è difficile, spesso ci dimentichiamo di chiederci quanto è bello skateare, scalare, esplorare, scoprire, e mi sembra che voi siete un po' più alla ricerca di questo ideale. E poi, se ci pensate, la bellezza è quanto di più inutile ci sia, perché è svincolata da qualsiasi altro valore. Devi solo restare lì a guardarla e a lasciarti accecare. Il pensiero della buonanotte. Ciao Sundays, alla prossima.